Buongiorno, sono di nuovo con la bacchetta della domanda e tentiamo di cercare che cosa? Cerchiamo di cercare rame come la maniglia e oro, perché questo è oro rosso, quindi è oro e rame. Lo mettiamo sempre qui in fondo. Poi, una volta che ho individuato se ci fosse qualcosa, finiamo la ricerca con un cercametalli. Adesso andiamo giù di qui e vediamo cosa succede. Seguiamola. Vedete, sì, seguiamo, ci c'è andato di qua adesso. Provo a mettervela centrale così da vedere bene cosa facciamo. Adesso ci dice di girare di qui, ma decisamente ci dice di girare intorno quasi a questo albero qui. Vediamo da questo lato cosa succede. Scusate, ho sempre il naso pieno ultimamente. Allora, ci c'è una di qua. E qui c'è qualcosa, forse qui. Ai piedi di questo albero. Riproviamo anche da questo lato. Andiamo dritti. Sì. Ma non so se è un oggetto o è una falda. Quindi qui ci sta dicendo che c'è qualcosa, però adesso ci spostiamo di un paio di metri di qui, vediamo se è una falda, perché se superiamo qui e fa lo stesso discorso è una falda. Vediamo. No, c'è qualcosa ai piedi di questo albero. Allora, bene, e siete curiosi, andiamo a vedere cos'è. Prendiamo il metal, questo albero qua, 1, 2, 3, al terzo albero. Al terzo albero lì c'è qualcosa. Ora io non voglio perdere l'anellino, però lo mettiamo in tasca un attimo. Chiudiamo anche la tasca, ok? Ci portiamo vicino a quell'albero con il metal detector. Quindi 1, 2, terzo albero qua. Ai piedi di questo albero ci ha portato la bacchetta da radomante. Accendiamo un attimo. Mettiamolo in un metal. Aspettate un po' che c'è un po' di foglio qui. Ma non so, adesso vediamo. Ci ha portato qui qualcosa, cioè non so se è profondo, che cos'è. Qualcosa rileva appena appena qua, però è profondissimo. Vediamo se lo riprendiamo col pinpointer. No, neanche il pinpointer non lo prende. Profondo. Ma riproviamo con la bacchetta. Riproviamo con le due bacchette, così vediamo di centrarlo bene questo target. Ora l'anello non serve più, perché comunque abbiamo individuato la zona, quindi vediamo. Rimettiamo la bacchetta calda sulla mano destra che avevo prima, e qui davanti ci deve essere qualcosa. Vediamo un po'. Sì, qualcosa c'è proprio dove guarda, proprio dove il metal mi stava indicando che c'è qualcosa in profondità. Caspita, però direi di provare a prenderlo, per forza. Sarà uno scavo impegnativo. Riproviamo. Sì, decisamente. Andiamo giù, facciamo la stessa cosa da accucciati, così siamo più precisi con le bacchette.
decisamente, decisamente c'è qualcosa. Profondo, molto profondo, ma c'è qualcosa. Qui sotto c'è qualcosa, ragazzi. Profondo, ma lo voglio prendere. Allora, facciamo un segno con lo scarpone intanto che prendo il metal. Bene. Sotto lì c'è qualcosa, ragazzi. Io mi auguro che sia o rame o oro a questo punto, però potrebbe essere qualsiasi cosa, sinceramente la certezza matematica. Lasciamo le bacchette lì. Il metal adesso non ci serve perché tanto abbiamo individuato il punto. Poi scaviamo un po' e appena ci avviciniamo un po' all'oggetto riproviamo o col metal o col puntatore manuale. Vediamo. Intanto bisogna andare giù. Quindi nel frattempo che guardi questo scavo metti un bel mi piace e iscriviti al canale. Vedete che sto facendo? Aspettate che abbasso un po' la pala, la telecamera. Quindi qua sotto un 30-40, non so. centimetri, allarghiamo un po' sto scavo, sennò col cavolo andiamo a prendere quell'oggetto. Ci allarghiamo un po' sui lati, un po' anche, allarghiamoci anche di qua. E allora la curiosità continua a crescere adesso, anche immagino anche secondo voi la curiosità inizia a crescere di che cosa ci possa essere così tanto profondo. Boh, allarghiamoci ancora un po', va. Mannaggia, che non mi faccio affari miei pure io. Vero? Oh, però tutte ste spine. C'è radice, c'è di tutto qua sotto. C'è una bella radice in mezzo. Chissà se siamo già a buon punto. Non so. Proviamo col pinpoint alla mano. Se siamo a buon punto. Ma io penso un 30 centimetri ci siamo. Ci siamo già. Ragazzi, allora facciamo un recap, un ricapitolo. Avete visto, ho preso in mano la bacchetta radovante, gli ho messo l'anello d'oro che è un oro rosso, quindi soltanto oro e rame, ci ha portato in questa zona. Poi confermata con il metal detector, esattamente proprio in questa zona. Poi ho ripreso le bacchette radovante, ho incrociato e siamo esattamente in questa zona. E adesso c'è qualcosa nello scavo. Ripeto, iscriviti al canale, metti un bel mi piace, metti un bel commento per qualsiasi cosa troviamo qua sotto. Oh, potrebbe essere anche un pezzo di ferro, quindi adesso prendo, cosa prendo? Il coltello, dovremmo esserci nel coltello, perché se suona il pinpoint siamo abbastanza vicini a questo oggetto. Ancora qui sotto, però porca, guarda che monetone, ma guarda che monetone, porca miseria ragazzi, porca miseria che monetone, fantastico, non ho parole ragazzi. Questa zona l'ho passata con la T-Gold, con il Vanquish, la bacchetta radomante mi ha portato su sto monetone, non ci posso credere. Ora io adesso non ho dietro lo spruzzino per lavarla, ce l'ho in macchina, ma sembrerebbe un vittorione molto liscio. Ragazzi, che spettacolo, ma che emozione di nuovo, che emozione ragazzi.
Bene, allora la configurazione che ho fatto è importante che ve la racconto, perché sennò, ragazzi, allora abbiamo trovato sto monetone con, allora è importante che capite la configurazione che ho fatto, ve la devo rispiegare perché così me la ricordo anch'io facendo sto video. Allora, sono partito da 10 metri di là con questa bacchetta radomante. È un kit che vendono, sono due bacchette costruzione francese con grossa maniglia pesante in rame. Sono partito di là mettendo questo anello di un anello di oro rosso, ragazzi, non confondetelo con l'oro giallo, perché l'oro giallo vi porta su target sbagliati, ho già provato anch'io. È un anello in oro rosso, quindi è totalmente oro e rame. Bene, l'ho infilato qua, l'ho messo qui sotto, come vi ho già fatto vedere in altri video per chi mi segue, per chi è fortunato di seguirmi, ok? Perché questo tipo di ricerca potete farlo anche voi, ok? Ho messo l'oro rosso qui sotto tra mignolo e anulare. Sono partito. Questa antenna ha iniziato, chiamiamola antenna perché è una bacchetta, sì, ma è un'antenna, ha iniziato a spostarsi, mi ha fatto passare in mezzo a sti alberi, vi rifaccio vedere il video, mi ha fatto passare in questi mezzi alberi, qui ha iniziato a girare, ha girato e ha rigirato, sono arrivato qui, mi ha fatto un paio di giri poco qua, poi ho preso l'altra bacchetta, ma forse prima ho preso il metal detector per confermare che ci fosse qualcosa, ragazzi, il metal detector e mi rilevava qualcosa a fine scala, quindi 30-40 cm, considerando la piastra, no? Ok? È la 8x15, 8x5 quella. Bene, il metal detector mi aveva detto che c'era qualcosa a profondità di 30-40 cm. Cosa ho fatto ancora? Ho ripreso l'altra bacchetta radomante, quindi tutte e due, mi sono portato in questa zona, si sono incrociate esattamente su la moneta di rame, l'ho scavata tutto in diretta, non taglio niente, e abbiamo trovato questo monetone di rame, ragazzi. Ma è favoloso, ragazzi, ma è favoloso. Continuiamo, vediamo ancora cosa salta fuori a sto punto. Che spettacolo, ma ancora qualcuno che non crede in questa cosa. Allora, chiudiamo tutto. Chiudiamo lo scavo perché tanto non c'è altro. Che spettacolo, ragazzi, ma che affascinante questa cosa. Un monetone incredibile. Adesso non so. Sì, l'ho messa dentro qui il monetone. Sì, l'ho messa. Già non lo trovavo, l'ho messo nella mia sacchetta. Chiudiamo questo scavo. Ragazzi, ma che spettacolo! Ma vi giuro che là sotto sono, in questa zona qua sono già passato con Vanquish e Ati Gold, però ragazzi, la precisione delle bacchette da rabdomante, ragazzi, qua sotto vi lascio il link in descrizione perché potete ripetere quello che faccio io anche voi, non c'è nulla di costruito, nulla di magico, nulla di misterioso, perché quello che abbiamo fatto è stato rilevare il cono elettromagnetico emanato da questo metallo di rame. Con cosa? Con una configurazione particolare, con questo tipo di bacchette da rabdomante e con un anellino di oro rosso, non confondetelo con l'oro giallo, ok? O con l'oro bianco, oro rosso, eccolo qua. Oro rosso, cioè semplicemente oro puro con una percentuale di rame che va ovviamente a caricare ancora di più la nostra bellissima manopola in rame. Continuiamo, ragazzi, devo continuare per forza. Lasciamo qui i guanti, il metal detector, la seconda asta lì vicino, la pala qua che tanto per adesso non ci serve, lasciamo tutto qui. Chi è qua adesso? Chi è? Ah, mia moglie, scusate un attimo, mia moglie era mia moglie. Bene, allora,
chiuso questo scavo, chiuso questo capitolo, andiamo avanti però. Quindi lascio tutto qua come stavo dicendo, tengo in mano soltanto una bacchetta da rabdomante con l'anello tra indice e anulare. Vi ricordo che è oro rosso, semplicemente oro e rame, eh? Non è l'oro giallo con dentro anche l'argento. Ok, andiamo giù di qua di nuovo. La monetona l'abbiamo trovata qua sotto, ok? Non so se faccio un video unico o questo qui un secondo video. Comunque andiamo avanti di qua e continuiamo a seguirla. Ok, lasciamola tranquilla che fa il suo lavoro. Noi dobbiamo soltanto seguire anche i piccoli gesti che fa. Vedi, adesso sta andando a sinistra decisamente. Ci spostiamo. Okay. Bene, sta puntando di qua. Sicuramente la tagliamo, sì. Adesso sta andando decisamente sulla destra. La teniamo dritta. Sta puntando ancora sulla destra. Qui la bacchetta mi ha portato, sempre con in mano l'anellino d'oro rosso. Ragazzi, ho fatto uno scavo incredibile, sotto giù non so, forse 60 centimetri, e ho dovuto rinunciare.